Digitech. Digitech. L'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con ItaliaTopGames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 16, grazie alla collaborazione del network di ItaliaTopGames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine, ad aspettarvi, c'è sempre un super regalo per uno di voi all'ascolto. Questa settimana il regalo è il codice download di Football Manager 2023 per PC e Mac su Steam. Football Manager 2023 è ancora una volta un capolavoro firmato Sports Interactive e Sega, e le novità, poche ma importanti, della nuova edizione si fanno apprezzare tantissimo, a cominciare dalle licenze complete e ufficiali per Champions ed Europa League, con tanto di inni e sorteggi. Ed è tornata anche la Juve con logo e maglie ufficiali. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte sulla home page di ItaliaTopGames.it e poi veloci a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione c'è The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt Red ha annunciato che la Complete Edition uscirà il 14 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X ed S e PC. Migliorata tenendo conto delle potenza delle console next gen e del moderno hardware dei PC, la nuova versione del pluripremiato gioco di ruolo presenterà decine di miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici rispetto all'originale. Tra questi, il supporto per il ray tracing, tempi di caricamento più rapido su console e una serie di mod integrate nell'esperienza di gioco. In seconda posizione troviamo invece God of War Ragnarok. Abbiamo già parlato dell'esclusiva PlayStation al TG Tech, ma vi sottolineiamo ancora una volta che siamo di fronte ad un vero capolavoro. Su ItaliaTopGames.it trovate la completissima recensione con tanto di perfect score, mentre sul canale YouTube omonimo, in una playlist, potrete vivervi l'avventura completa di Kratos e Atreus, dall'inizio alla fine. Ed infine, in prima posizione ci sono i mondiali di calcio nei videogiochi, dove potremo consolarci, visto l'assenza degli azzurri, alla manifestazione che sta per iniziare. Su FIFA 23 già la scorsa settimana è stato rilasciato l'aggiornamento World Cup, mentre da oggi su eFootball 2023 è cominciata la Season 2, basata sulle nazionali e sugli eventi delle grandi leggende del passato nel corso di questa manifestazione. Infine, anche con il regalo di oggi, Football Manager 2023, potrete guidare una selezione nell'avventura in Qatar. E da Fabrizio Tropeano di ItaliaTopGames.it per oggi è tutto.